È molto importante il capire questo messaggio che ci viene richiesto dai diversi interlocutori, dai diversi attori che abbiamo coinvolto, sia le scuole sia gli enti locali. La cooperazione intesa come relazione, intesa come partenariato territoriale in cui diversi attori dei diversi territori si incontrano, città con città, università con università, scuola con scuola, cooperativa con cooperativa, impresa con impresa, per affrontare problemi comuni, per creare veramente un processo che va di là dei progettini specifici che vengono realizzati o il tentare di risolvere in maniera molto spesso assistenziale delle problematiche fine a se stesse. Allora, la cooperazione diventa lievito per globalizzare le problematiche, per creare relazioni, per promuovere un interscambio permanente di processo tra le diverse comunità e le diverse realtà che vengono coinvolte. È un modo nuovo di concepire la cooperazione e viene dagli studenti questa richiesta, viene dalle scuole, viene dagli stessi enti locali che chiedono comune con comune, regione con regione, a livello amministrativo, a livello di governance, abbiamo qualcosa da scambiarci? I problemi che in Emilia-Romagna, a livello della sanità o a livello dell'agricoltura, sono stati risolti in un determinato modo e hanno funzionato, possono servire come riferimento di dialogo e di sperimentazione per il Libano, per la Siria, per il Mozambico?